Siamo in diretta o vi devo taggare? Tagliaci tutti. Mamma Ah, mia, le dirette a disposizione, messo da Fratelli d'Italia. Mamma mia. no, è la canzone, dice la canzone. Ma Comunque, mola lega. come vi taggo sul video, ragazzi? Dovresti dal posto praticamente dovresti inserire i nomi. Io l'ho trovato. Già fatto. Raga, perché non venite sul mio profilo? Buonasera, buonasera, Merdazze, buonasera. Io ho fatto così, dal tuo profilo. Ok, ragazzi, non vi riesco a taggare, quindi non posso fare 10 cose. Sì. Vabbè, condividiamo, prendiamoci questi pochi Ho secondi per farlo. condiviso a Vittorio. Buongiorno a tutto il mondo. Maria, Io tu. provo un attimo, disattivo un attimo, faccio così. Ok. Va bene, mo provo a scrivere. Sì, Questa S sibilante. Che è la mia? Cioè, mi fa accendere come, non so, un certo fuoco. Gianlu, tu hai condiviso? Io ho condiviso. Ragazzi, io ancora In non questo trovo caso ci possiamo migliora. definire congiunti, oppure no, nel senso che Ah, io ho mai iniziato no, la. no, 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 Che sto non dando? era giusto per. Disgiunti. Ricordiamo che stiamo per andare in diretta, Già in aspettiamo un po' di persone che si collegano, un paio di minuti e siamo pronti con il tema della serata. Ti ricordiamo solo i servizi sociali. Con noi, io, Gianluca, Vittorio Savinelli all'illustrazione, Giovanni Cerino De Luca e alla console. la grandissima dottoressa Maria Bonvitti Fiammetta, che ci deve Contessa, 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 prego. Contessa, contessa, dottoressa mi degrada, insomma. sento un certo brivido, eh. Rispettiamo i titoli nobiliari. Contessa, sì. Quindi, vabbè, noi possiamo anche partire, no? Diciamo, Maria, introduce lei. No, io in realtà volevo un attimino capire questa vignetta, insomma, no? Esatto, Oppure. cioè diamo spazio un attimino No, al divertimento, prima di perché. Esatto, questo tutto. povero Perché grande artista di Vittorio Savinelli lavora tanto. No, hai detto bene vignetta perché l'immagine fa rima con vignetta, cioè il succo del rima con vignetta, quindi hai detto bene. Adoro le L'autore, poesie prima. cioè, ma Che avuto. l'autore della vignetta esce fuori, Mi devo quindi. mettere a sta struncia di vignetta, cioè. Sì, Questa è una vignetta fatta di mio pugno. Quindi, se vuoi ecco. vedere qua, si fa. Meno male che non è di tua mano, nel senso che. Perché poi. Meno male che non è un pugno, ma possiamo pure dire che è Un una vignetta fatta ad 8 mani, no? Quante mani abbiamo? 2, 4, 6, 8, giusto? A 8 mani. è una vignetta fatta con un piccolo pugno. Più le ruote. Comunque si gioca sulla parola Diciamo servizietto, insomma. due mani sono 4 metri. No, adesso al di là dell'ironia, io penso che sia esemplificativa, ce lo siamo detti, no? Uno perché c'è un rimando che è contestuale al momento, ma neanche troppo, perché ad esempio nella prima vignetta, appunto, del primo dialogo, c'è questa notizia che, diciamo, viene appresa dal collega a quattro ruote che dice che la crisi economica ha ridotto i servizi sociali, no? Perché effettivamente, diciamo, quello che stiamo vivendo in questo momento è qualcosa di annunciato, visto che le cose non andavano benissimo neanche prima. E poi c'è questa,
c'è questo riferimento effettivamente al tragico amico che da servizio sociale si trasforma in servizietto sociale, nella duplice valenza, diciamo. Ecco, che ci possiamo immaginare. Perché noi per forza dobbiamo così buttarla là sul ridere, nel senso che, ecco, queste continue mancanze rivolte magari a chi vive queste problematiche, ecco, che vengono continuamente così, tra virgolette, ignorate, e allora o dovremmo piangere o dovremmo ridere. E quindi magari, dato che siamo un po' stanchi di piangere in continuazione, ecco che quindi la buttiamo sul ridere in maniera intelligente. No, soprattutto perché, come diceva qualcuno, la situazione è tragica, ma non è seria. Ragazzi, però io farei un accenno a quello che poi sono in realtà i servizi sociali istituzionali, cioè quello, quell'aspetto dell'ente che dovrebbe occuparsi di chi ha la necessità, in questo caso nelle nostre difficoltà. Chiedo Giovanni e a Maria, che magari possono farci capire cosa potrebbero offrire i servizi sociali in concreto. Sì, ragazzi, io posso dire una cosa? Dimmi, Vito. Prima di partire sull'argomento, che io non so affrontare perché sono ignorante, capone e villico. Io devo uscire dal gioco e mi devo mettere a disegnare, cioè non posso stare più seduto. Siete troppo seri. Vabbè, ma seri con questa faccia, cioè nel senso che, a parte la faccia di Gianluca, però dico le altre. Esatto, a parte Gianluca, che è il più bello di tutti. Servizio. Vabbè, comunque, io me ne vado, quindi lancerò la sigla. No, aspetta però, allora, vabbè, mi raccomando, in cui... ogni tanto dacci una mano. Però potremmo dire, nel momento in cui Vittorio se ne va, allora gli potremmo cantare quella canzoncina che è bellissima, insomma, tratto mi sembra, cioè la cantava anni fa Alberto Sordi, non so se ve la ricordate. Sì, in cui diceva, e va, sapeste quanta gente che ci sta. È il primo cittadino mio, ho mannato io. A me non fa sui. La prossima volta karaoke. Ok, mi sono vergognato abbastanza. Ma Vittorio, ragazzi, manda la sigla. Ok, supportaci Vittorio. In bocca al lupo. Dacci una mano ogni tanto, ciao. Un lupo. Va bene, vi darò il mio piccolo pugno. Ciao. Adesso parte la sigla. Sì, perché io stavolta non l'ho guardata bene l'illustrazione, quindi mo me la godo live. Ecco la sigla creata dal grande artista Vittorio Tognelli. Giovanni, la sta piccolando. No, non riesco a centrare bene l'immagine perché c'ho la testa, cioè non mi dovevo. Sì, bello stesso, non preoccupare. Ma questo mi mancava, che bella che è. Quindi c'è proprio riferimento alla illustrazione di Cameron. Vittorio, che è la copertina ufficiale, che bello. Vittorio ci sorprende tutte le volte. Assolutamente. È straordinario. Ringraziamo Vittorio. Vabbè ragazzi, partiamo. Vai Maria. Ok. Vabbè, stavolta non ci siamo preparati assolutamente niente, quindi ci divertiamo un po' così. Io penso che, come accennavo prima, le evidenze della fragilità, diciamo, del sistema sociosanitario che abbiamo sono venute fuori in qualche modo, no? Ovviamente. Anche se abbiamo tenuto botta. Scusa, Maria,
Ovviamente sì. Se qualcuno vuole intervenire, vuole farci qualche domanda, la può scrivere nei commenti, così interagiamo. Esatto. Con chi ci segue. Scusami. Io non riesco a vederli, però magari venite voi. Ribecchiamo. Vai. Benissimo. E niente, quindi il rimando della vignetta di Vittorio è stato esemplificativo, perché, come dicevo prima, la situazione effettivamente è tragica, ma pare non essere seria, no? Perché a distanza di 2 mesi la situazione per chi ha bisogno e ha necessità dei servizi socioassistenziali e sociosanitari non pare essere cambiata sostanzialmente. Molti dei servizi erogati sono rimasti bloccati, naturalmente per una necessità di tutela della salute di chi vi accedeva. Ma la riflessione che vorrei fare stasera con voi, perché è quella che poi, nonostante, diciamo, in questo tempo io mi sento privilegiata, perché ho la fortuna di poter stare in casa, di avere una rete di familiari e di amicizia che mi aiuta nella gestione della mia situazione, quindi non ho bisogno necessariamente in questo momento del servizio di assistenza, del servizio sociosanitario, ma questa è una situazione, diciamo, del tutto fortunata, mi rendo conto. Penso che invece tutto questo non l'ha garantito. E quindi penso alla situazione di sospensione che evidentemente moltissime persone hanno vissuto, ma oltretutto notiamo anche una situazione in cui, ragazzi, secondo me è una cosa scandalosa, cioè stiamo parlando che nell'RSA di Bergamo e di su si sta indagando per omicidio colposo. Noi sappiamo la lentezza del sistema giudiziario italiano, per arrivare addirittura in tempi record ad aprire un'indagine significa che esistono delle evidenze evidentemente spaventose, no? Davanti alle quali hanno dovuto necessariamente prendere atto e partire in maniera ufficiale. Ecco, servizio per tu, esattamente. E allora, parlare di tutto quello che è stata l'incapacità, che purtroppo è emersa, sarebbe fin troppo facile, perché naturalmente ci troviamo davanti ad una situazione straordinaria, no? Qualcosa di imprevedibile, qualcosa che ha bisogno di per sé di una preparazione che non avevamo. Però una riflessione, secondo me, interessante da poter fare da qui in poi è praticamente quello che magari, ecco, con Giovanni sento più vicino, perché Gianluca l'ho conosciuto da meno tempo, ed è quello che noi come associazioni e come attivisti portiamo avanti già da un po' di tempo, cioè la possibilità di poter pensare a delle politiche attive, non solo di, come dire, di sussidiarietà, di assistenza, ma delle politiche attive di integrazione e di intervento. Mi spiego meglio. Ci siamo battuti e i movimenti di attivisti, diciamo più veraci, si battono da lungo tempo per la vita indipendente, che richiede, diciamo, che ha come cuore la possibilità di poter costruire dei piani di assistenza personalizzati. Questo significa due cose. Uno, poter in qualche modo rinunciare, fortunatamente, all'istituzionalizzazione forzata, che è quella che fino ad ora è stata l'unica alternativa. Mi spiego meglio. Una situazione di disabilità grave come la mia, con le politiche di oggi o di ieri, diciamo, perché poi da qualche anno in poi le cose sono cambiate, prevedeva che io dovessi andare necessariamente in un, come dire, in una sorta di RSA, o comunque in un centro di assistenza che mi potesse garantire supporto. Diversamente sarei stata in balia diciamo, degli eventi. Non c'è un vero sistema che funziona e che ti garantisce un percorso che possa assicurarti tutto ciò che ti serve, no? Questo dovrebbe essere, e praticamente questo avrebbe risolto tantissime delle complessità che poi si sono create e che non hanno retto. E questo è l'obiettivo, secondo me, sul quale bisogna insistere da questo momento in poi, facendo capire l'importanza e la giustezza, e soprattutto la mancanza assoluta di
un approccio che vada in questa direzione per le politiche di assistenza. Quindi secondo me possiamo ragionare oggi con delle esperienze su quelli che sul senso che queste politiche hanno, che in alcuni ambiti sono già partiti e lo sappiamo per certo, no? Giovanni magari ci può raccontare, io stessa, perché nel mio ambito sono partiti a livello sperimentale, e secondo me possiamo concentrarci su questo, cioè è inutile, insistere in una direzione di un modello di vedere le cose che è vetusto e che non raggiungeremo mai. Bisogna immaginarci dei modelli più agili che vengono incontro alla personalizzazione della cura e dell'assistenza e soprattutto ad una centralità sempre più attiva per le esigenze varie di chi accede a determinati servizi. Quindi questa è la mia suggestione e mi piacerebbe poterci confrontare sulle nostre esperienze concrete, no, dell'assistenza. Io credo che innanzitutto le istituzioni debbano avere il polso della situazione, in particolare sui territori che loro gestiscono. Cioè è fondamentale che ci sia un'aderenza tra chi gestisce i servizi sociali e la realtà del comune in cui loro... del territorio, perché se il servizio sociale e l'utente sono due figure distanti, sconosciute tra loro, ecco che si va a creare quel cortocircuito che poi fa sì che si crei quel fattore di abbandono che noi avvertiamo e che poi si concretizza pure alla fine della fiera noi parliamo di servizi sociali utili, ma di servizi sociali inutili, perché esatto. se non dai un servizio, se non fornisci risposte ai bisogni di chi è in difficoltà, non ha senso poi quasi nulla. E allora noi di questo dovremmo interrogarci, in che modo gli uffici delle politiche sociali o di servizi sociali, come vogliamo definirli, programmano la loro agenda rispetto alla platea a cui devono riflettere il proprio operato. Cioè, loro hanno... Per esempio, Gianluca, mi ricordo che noi ci confrontavamo, proprio io e te, mi pare tu lo dicesti durante una conversazione, del fatto che in questi giorni, in questo periodo, non siamo stati contattati, no? Per nessuna misura, neanche per le mascherine, per dirne una base. Cioè non c'è stata effettivamente una segnalazione diretta di chi magari sapevano evidentemente che viveva situazioni di rischio, come appunto una disabilità grave, che nessuna indicazione, ma anche semplicemente per poter dire l'ovvio, ma magari dare la sensazione che si era stati individuati. Rappresentiamo tre disabilità, voglio dire tutte più o meno gravi a seconda della patologia, eppure nessuna dei tre, fatta eccezione per qualche cosa Giovanni, ma in quanto soggetto conosciuto, cioè riconosciuto sul territorio, ma diversamente siamo stati tutti e tre più o meno abbandonati alla gestione personale delle nostre famiglie, di chi c'era accanto a noi. E questa poi, questa difficoltà si amplifica se noi inseriamo all'interno di questa riflessione anche un aspetto socio-economico, che non è certo di poco conto. Cioè noi tre, come forse qualche altro caso sporadico, riusciamo ad arrabattarci in situazioni anche così emergenziali, perché siamo dotati, esatto, siamo dotati di un tessuto culturale e sociale, esatto, che ci permette di porci noi
come parte attiva lì dove i servizi non ci vengono, cioè siamo l'esempio di Maometto, cioè la battuta se la montagna non va a Maometto, cioè siamo noi che andiamo a cercarci le risposte e i bisogni di cui abbiamo necessità, altrimenti rimarremmo cioè con nulla tra le mani, e questo deve essere sposato nei confronti di chi non ha questi strumenti. Mi riferisco a categorie sociali più degradate, meno strutturate socialmente, culturalmente, che magari non hanno neanche i mezzi tecnici di interfacciarsi. Magari noi tre ci colleghiamo ad internet e riusciamo ad attingere alle fonti che ci interessano, ma c'è qualcuno che tutte queste possibilità non le ha, non le sa sfruttare, ed è questo che poi le abbandona. Infatti, secondo me proprio la cosa importante sta proprio in questo, cioè in questo periodo di stasi come che noi stiamo vivendo, come diceva Maria, ecco che in questo momento si devono quindi dar forza e quindi dar parola a quello che sono quelle, le associazioni magari di categoria del territorio, tant'è vero che noi vediamo la FISH, ma anche quindi la WILD, insomma le altre associazioni che comunque si fanno portavoce di quelli che sono gli interessi delle persone con disabilità, perché noi comprendiamo bene che non tutte le persone con disabilità hanno il coraggio di poter esprimere quelli che sono i propri pensieri, le proprie paure, anche laddove magari subiscono dei soprusi o degli abusi. È quello che noi dobbiamo fare poi anche noi nel nostro piccolo, e lo stiamo facendo anche attraverso queste dirette, è quello di dar coraggio e dire che ognuno di noi attraverso i nostri pensieri, attraverso il nostro pensare, possiamo dare il nostro contributo e stimolare un'altra persona a dare quindi il proprio contributo per migliorare quello che è il contesto sociale. Ovviamente dimmi Maria. Devi finire qualcosa, no, per come inserirmi. Io intanto sento il ritorno, Giova. Ah, senti. Forse c'è l'audio, scusami. Aspetta. Ok, vai. Allacciandomi a quello che hai detto, una cosa giustissima, no? Del peso e del ruolo che stanno avendo le associazioni di categoria in questo momento, che effettivamente sono le uniche voci che si sentono in tema di disabilità. Questa è secondo me un'altra gravissima cioè veramente è l'assurdo, nonostante noi sappiamo bene che funziona così da sempre, però voi immaginate, cioè una cosa che a me veramente mi fa incazzare, ragazzi, cioè ogni volta che viene fuori Conte si discute di quando apre il parrucchiere piuttosto di quando apre il salumiere. Ma in tutto questo, questioni fondamentali, soprattutto sul testo, no? Come quella che è la disabilità per un'emergenza sanitaria, vengono delegate ai territori. Cioè, dal governo centrale non è arrivato uno straccio di indicazione, di protocollo, di qualcosa, ma dai, neanche una cazzata che possa dire che hanno preso in carico dallo Stato centrale questa questione. Hanno creato una task force e hanno inserito all'interno della disabilità, ma in che maniera? Cioè, nel senso, perché se si decide di tutto, questo tema qui viene assolutamente lasciato ai territori, che sappiamo bene che c'è tantissima disomogeneità e che quindi c'è bisogno invece, in situazioni di fragilità e dove soprattutto determinate persone sono molto esposte a questo rischio, perché appunto frequentano ambienti sanitari che sono stati i primi focolai ovunque. Cioè, secondo me è veramente impensabile che non ci sia stato uno straccio di azione che potesse coordinare e potesse dare ai territori quindi una sorta di obbligo
Infatti, su questo spero che magari si possa venire in conto qualcuno che ci sta ascoltando, qualche responsabile territoriale, perché le domande sono tante da porre. Perché qua è mancato proprio c'è stato uno scollamento a tutti i livelli, ma mi riferisco anche all'istituzione centrale. Guarda, i medici di base, perché c'è anche una difficoltà, io la vedo così, dovrebbe essere una squadra, un qualcosa che si muove in sincrono, perché non puoi pretendere che tutti siano presenti sul territorio e conoscano tutte le realtà di ogni singolo quartiere, di ogni singolo rione, di una palazzina. Però si può coordinare, ad esempio... Guarda, io però, insomma, proprio su questo, io quello che ho cercato di fare, ecco, insomma, oltre ad avere delle informazioni a livello nazionale, quello là di avere delle informazioni anche a livello territoriale, perché effettivamente, ecco, quello che io ho pensato di comprendere effettivamente il territorio che cosa offre da questo punto di vista, quindi dal punto di vista dell'ambito sociale, ecco, insomma, che cosa effettivamente, ecco, l'ambito sociale può dare per aiutare le persone con disabilità, o quantomeno così il territorio dell'ambito, per aiutarlo a vivere questo periodo di grande difficoltà. Su questa cosa io ho fatto una domanda al coordinatore del mio ambito N23, il dottor Giuseppe Bellobondo, che ha detto: avresti bisogno di un maggiore aiuto in questo momento dalla regione Campania? E lui, insomma, mi è stato risposto che la regione ha attivato una specifica task force per affrontare l'emergenza. Vengono coinvolti i livelli territoriali al fine di programmare interventi maggiormente rispondenti ai bisogni territoriali. Ok, quindi, insomma, questa è, insomma, in maniera molto generica, insomma, una risposta molto, molto generica, in questo senso, quindi c'è stata. Quindi questa task force, quindi, c'è, insomma, a livello regionale. Bisognerebbe, ecco, quindi, come dicevi tu, Gianluca, approfondire questa tematica nell'invitare magari anche, secondo me, anche persone, quindi nello specifico, che possono spiegare effettivamente che cosa si sta facendo, o quantomeno, ecco, se dallo scritto, insomma, di quello che si è detto, insomma, che dovrebbero operare sul territorio, se poi effettivamente viene dobbiamo sempre sottolineare che dall'emergenza non siamo ancora usciti, cioè noi siamo ancora in piena emergenza. Non è che tu dici vabbè, ormai è andata, possiamo pure, se no, esatto. Lo scenario non si sa, esatto. È probabile che questa situazione si possa protrarre a lungo, e tu questo è poco ma sicuro. C'è la fase di convivenza col virus, sicché c'è, cioè, adesso, cioè, è il momento in cui non si può più rimanere paralizzati da nessun punto di vista, perché naturalmente non si può controllare la vita, l'economia, e come dire, l'attività di uno Stato o di una persona. Quindi la cosa gravissima è questa, è che a livello organizzativo, cioè se c'è uno Stato, se c'è un governo a qualsiasi livello, lo scopo non è, come dire, decidere, ma è organizzare. Quindi a me la cosa che scandalizzava è questo, che questo senso di unità, di responsabilità civile, della salute dei cittadini, non si codifica in una serie di regolamentazioni e di organizzazioni che vanno realmente nella direzione del benessere dei cittadini e della salvaguardia della salute, soprattutto dei più fragili, che sono stati quelli che sono morti per prima. Cioè, poi ci siamo scandalizzati dell'America, no? Che, dove abbiamo capito che c'è, e questo era prevedibile, avendo un sistema sanitario totalmente diverso, dove ci siamo scandalizzati che appunto veniva attraverso un modulo, quindi con tutta, come dire, la sfrontatezza, non so come dire, veniva dichiarato che determinate vite
valessero meno delle altre, perché c'era meno possibilità di salvare chi aveva già delle situazioni di criticità, ci siamo scandalizzati di quello che però vediamo avvenire sotto gli occhi. Da noi non è certificato, ma è, come dire, socialmente accettato. Ma qua, Nell'RSA sono morti, morti la nostra generazione, perché sì, evidentemente... Ma... Qua il dato di fatto è inequivocabile. Cioè qua anche quando tu ti colleghi a tutti gli approfondimenti quotidiani, serali, col telegiornale o di quant'altra informazione, ti accorgi che si discute solo di chi produce. Di chi produce poi in qualche modo rientra in una categoria economicamente rilevabile. Operai, professionisti, ecco, prima Maria discuteva panettieri, chi si preoccupa che non si può vendere la pizza, che non si può, però ecco dei bisogni di chi ha realmente necessità anche del minimo per poter andare avanti, non si discute. Cioè, soprattutto non ci danno delle regole, cioè voglio dire, il fatto di decidere che il parrucchiere apre dopo della pizzeria è un diktat, non è una regola di organizzazione, perché in questo momento bisognerebbe discutere su quali sono le regole per convivere col virus. Distanziamento? Mascherine? Benissimo, allora tutti devono adattarsi a queste regole e tutti bisogna adottarle. No, Maria, però così quindi... distogliamo un po' l'attenzione dal problema delle politiche, insomma, dei servizi sociali, nel senso che secondo me noi dovremmo essere molto concentrati su effettivamente chi è che offre i servizi sociali. Quindi magari ci sono gli ambiti territoriali. No, ma queste regole però interessano la salute di tutti, quindi soprattutto... Sì, no, però dico... Ma continua, scusa. No, la salute di chi è più esposto a determinate cose. Sì, tutti, quindi soprattutto... Sì, no, però dico... Vai, Giovanni. Ah ok, no, sentivo un ritorno. No, dicevo, quindi però dobbiamo molto soffermarci, ecco, insomma, io dico, allora, se noi magari analizziamo dal punto di vista degli ambiti territoriali, ok, quante persone lavorano in un ambito territoriale? Nel mio ambito territoriale lavorano 4 persone con il supporto del coordinatore, ok, all'interno dell'ufficio di piano, su un territorio, perché gli ambiti territoriali più o meno si aggirano su territori di 100.000 abitanti, ok, 80.000, 90.000, 100.000 abitanti, insomma, come cosa. Quindi allora, io quello che vorrei capire è, insomma, come fanno 4 persone a portare avanti progettualità che riguardano territori così estesi. Allora, quello che bisognerebbe quindi iniziare a pensare è proprio questo, cioè dire che bisognerebbe investire di più dal punto di vista, ecco, degli ambiti territoriali per fortificare, ok? Questo, insomma, per far assumere più personale, ma non per farli stare là magari al bene al sole, quindi a divertirsi, ma semplicemente perché alla fine se ci sono, riguarda gli ambiti sociali, che comunque riguardano politiche che sono rivolte alle disabilità, quindi alle scuole. Per fare tutto questo c'è bisogno di uno studio del territorio, cioè bisogna fare prima un passo indietro, perché se l'istituzione comunale non conosce il tessuto sociale del proprio territorio, come fa a rendersi utile lì dove c'è? Cioè io vedo... Sì, però fammi capire a me, come fanno 4 o 6 persone? Ascolta, come fanno 4 o 6 persone all'interno di un ufficio, okay, a monitorare un territorio così grande? Scusami Giovanni, ti faccio un esempio semplicissimo. I medici di base sono il primo riferimento sul territorio. Molti di loro conoscono quasi tutti i propri assistiti, e sul territorio, per regole di professione, ne abbiamo un numero ben preciso, cioè non possiamo dire parliamo di 500 medici di base, no, ce n'è un numero ristretto, circoscritto, perché
quella è la regola professionale. Quindi no, cioè, sarebbe proprio semplice che i servizi sociali, attraverso i medici di base, si attivassero attraverso uno screening, una sorta di censimento. Cioè, io penso che in 2 ore hanno risolto. Io ti dico che però, come esperienza, aspetta. Ti posso dire una cosa? Secondo aspetta, me io come esperienza personale, Maria, aspetta, come esperienza personale, sì. Io ti dico che nel momento in cui c'è stato l'ITIA, no? C'è stato quindi un avviso pubblico del mio ambito, l'ITIA, inclusione territoriale, insomma, quindi che si poteva partecipare, quindi rivolta alle persone con disabilità, insomma, quello che è emerso, che io ero a conoscenza di queste ITIA, insomma, dell'avviso e quant'altro. Allora, dall'ambito sociale, quindi, insomma, in tutti gli ambiti sociali arrivano delle email indirizzate, quindi, ai vari comuni, ok? Verso, quindi, che poi gli assistenti sociali del proprio territorio, del proprio comune, ecco che poi dovrebbero, ecco, contattare, o quantomeno così, io ritengo sempre che questa sia una cosa fondamentale, che non avviene mai, che l'assistente sociale, insomma, quindi deve leggere queste email e mettere a conoscenza, quindi, le persone con disabilità di quel territorio che potrebbero, quindi, partecipare a quella domanda, ok? Insomma, per fare quella richiesta. E io ti dico che personalmente, allora, io mi sono messo in contatto con l'assistente sociale del mio comune, il quale ha detto, no, Gio, ma non è così. Io ho detto, guarda, che vi è arrivata anche un'email. Poi mi ha chiamato dopo una giornata, ha detto, sì, mi è arrivata l'email. Quindi quello che avviene, allora, in maniera istituzionale, allora, i passaggi ci sono, perché alla fine è l'ambito sociale che deve fare. Lo deve pubblicare sul sito, ok? Quindi magari lo può pubblicare sui social, quindi lo può divulgare, però poi ci deve essere quindi la comunicazione tra, come dicevi tu prima, che viene a mancare, tra quello che è l'amministrazione comunale, quindi l'assistente sociale del proprio comune, e la singola persona con disabilità, perché poi magari noi siamo esperti nell'andare a vedere, a visionare il sito di riferimento per vedere l'avviso e quant'altro, ma quante altre persone che hanno magari con disabilità, che sono anziane, e magari quindi non hanno questa dimestichezza con il tecnologico e quindi non hanno questa... Appunto, io su questo ho un paio di idee molto precise. Posso dirle? O avete altro da aggiungere? No, dicevo, tu Giova stavi dicendo prima che 4 persone nell'ambito territoriale sono poche. Secondo me è sbagliatissimo, perché noi abbiamo tantissime persone, abbiamo l'assistente sociale al comune, abbiamo l'ambito, abbiamo la regione, abbiamo le ASL, cioè i luoghi sono veramente tantissimi, si sovrappongono e nessuno pare che faccia il suo, cioè come al solito c'è un rimbalzo di responsabilità ogni volta e a chi poi deve arrivare sia la comunicazione che il servizio pare che non arrivi. Quindi tu mi dici ci sono poche persone, io ti dico il contrario, ce ne sono troppe. No, sai perché ti dico questo? Perché alla fine, se si deve scrivere un avviso pubblico, c'è bisogno così che una persona così si interessa per la scrittura dell'avviso pubblico. O no? Cioè, se bisogna scrivere un avviso pubblico... Sì, ma molto spesso... Allora, io ti dico, in quanto fruitore di progetto di vita indipendente, ok, se c'è bisogno così di scrivere la determina, all'interno di quell'ufficio devono scrivere una determina. Io mo ti sto parlando... nel senso così di quello che io ho compreso fino adesso. Ok, secondo me, allora, da quello che portano avanti, il lavoro che portano avanti all'interno dell'ufficio, non è che sto facendo così una richiesta per dare un aiuto all'ufficio, ma semplicemente, ecco così, per avere maggiori persone che possono aiutare a maggiori categorie, perché poi non è che noi dobbiamo pensare che l'ambito sociale riporta solo alle persone con disabilità. Quindi allora ci sono 1000 avvisi rivolti ad altrettante quindi categorie di persone, quindi per gli anziani, quindi per le scuole, insomma, quindi è molto più vasto, insomma, quindi come discorso. Capisci? Assolutamente. Non proprio. Assolutamente, ma infatti abbiamo vari livelli, ma a nessuno di questi livelli pare che le cose... E manca sicuramente il collegamento. Io ti ho fatto l'esempio che l'email dall'ambito sociale è arrivata al mio comune e l'assistente sociale del mio comune non l'aveva letto. Cioè, quindi manca, cioè, quantomeno non il collegamento, cioè è stata inviata l'email, però non è stata recepita
poi dall'assistente sociale che poi doveva fare il passaggio successivo, insomma, quindi come cosa. Però mi interessava pure sapere quello che pensava Gianluca in merito. Io penso una abitazione concreta dei servizi sociali, cioè ora al di là di quello che tu puoi fare in quanto persona con disabilità strutturata, cioè che hai i mezzi per arrivare a determinate informazioni. Come dicevo prima, se non ti arrivano te ne vai a prendere, ma cioè, ci sono molti che la nostra stessa intraprendenza non ce l'hanno, e questo fa sì che loro restino abbandonati. Cioè io ti faccio un esempio qua, solo per far partire i bonus spesa, che parliamo comunque di un servizio assistenziale per gli indigenti economici, e c'è voluta c'è stata una gara nel negativo, tra virgolette, a chi doveva partire prima, come privato, come volontariato. Cioè, Allora, determinate finestre di poca chiarezza si aprono lì dove viene a mancare l'azione rapida dell'istituzione, perché nel momento in cui ci sta quel momento di blackout, di distrazione dell'istituzione comunale, un'istituzione ad ampio livello, è lì che poi si inseriscono quei soggetti che, per carità, magari anche mossi da uno spirito di buona volontà, non voglio assolutamente fare delle critiche positive, però ecco, si va a creare più confusione che altro. Allora è vero, abbiamo vissuto un momento complicato che ha spiazzato tutti, nessuno è riuscito a sentirsi presente da questo momento di difficoltà, però ecco, si è messo in risalto tutta quella impreparazione che parte dalle origini, perché adesso purtroppo tutti ci troviamo in difficoltà e di conseguenza abbiamo sentito, avvertito più che altro il desiderio che qualcuno si facesse vivo, ma anche una questione di appagamento psicologico, cioè più che altro motivazionale. E questa cosa è mancata. Magari io, Giovanni, Maria, che fino a prima della pandemia ci saremmo serviti poco o niente dei servizi sociali, in questa finestra abbiamo avvertito quella difficoltà che ci ha posti poi in una condizione di mancanza proprio di risposte. Che io facevo l'esempio l'altra volta con Maria, nessuno ci ha contattati per dire: lei è un soggetto di carattere respiratorio, ha bisogno di un saturimetro, ha bisogno di qualcosa nel caso si trovasse in una circostanza di difficoltà. Esatto. Lei lo sa che è meglio che si pone in un isolamento costante per evitare che qualcuno la possa... Cioè non c'è stata la benché minima istruzione su come gestire. Vittorio? Esatto, stavolta non ci siamo calcolati, vabbè, pure ha dato una bella mano. Ragazzi, io vi dico, visto che non so come mai ho la batteria al 9%, penso che tra un po' scompaio, quindi faccio come detto Lamborghini e scompare, diciamo. Però ci devi fare anche il ballo. Tanto è arrivato Vittorio, quindi mi copre tranquillamente. Cioè, è proprio tutto il servizio, ragazzi. Cioè,
già hanno chiuso una nazione per farci vivere, che è Mamurì. Cioè, mo volete pure i servizi sociali, ma non fa basta. Bravissima, veramente. Guardate, Napoleone, guardate, no, ciao. Però sarebbe interessante se qualcuno ci fornisse delle risposte, se magari qualcuno ha seguito questa diretta, perché io credo che siano in tanti a trovarsi nelle nostre condizioni. Sì, l'unica cosa che mi sento di dire è che secondo me questo tema è particolarmente importante, perché non solo ci parla di chi magari ha bisogno di servizi sociali, ma è anche il termometro di una, come dire, di una cittadinanza attiva, perché diciamo che servizi sociali significa anche attivismo dei territori in quanto associazioni, volontariato, cooperative, e molto spesso tutte queste realtà nascono quasi in contrapposizione ad una mancanza della ufficialità di questi servizi, e si creano quasi delle zone di, come dire, conflitto tra il servizio ufficiale che dovrebbe garantire l'istituzione e invece il servizio di volontariato, come dire, il servizio di spontaneo in qualche modo che viene organizzato dalla società civile. Questo è qualcosa che, di cui noi purtroppo sappiamo bene. Molto spesso esistono tantissimi progetti virtuosi fatti da piccole realtà associative che naturalmente non hanno continuità o comunque non raggiungono tutta la platea di cui avrebbero diritto e di cui avrebbero bisogno, proprio perché non sono nati in un contesto ufficiale. Quindi secondo me fino ad ora, ragazzi, mi dispiace, sembrerò eccessiva, ma i servizi sociali sono stati un ammortizzatore sociale. Hanno dato lo stipendiuccio a chi evidentemente ne aveva bisogno, ma non hanno assolutamente mosso o comunque svoltato la vita delle persone che cioè degli utenti finali. E l'utente finale, quindi il cittadino, ha sempre dovuto in qualche modo arrabattarsi e arrangiarsi. Quindi tutto cosa deve fare, Maria? L'utente finale cosa deve fare in questo momento? No, l'utente finale deve fare quello che fino a ora abbiamo fatto noi. Cioè noi in qualche modo ci siamo mossi, abbiamo partecipato alle organizzazioni, abbiamo creato organizzazioni o quantomeno abbiamo creato comunità. Secondo me noi, soprattutto giù, dove non c'è una, come dire, una cultura a grandi numeri di cooperazione, di cittadinanza che possa muovere, no? Cioè io vi dico tutto quello che è il terzo settore, che è un ambito anche lì che ci sarebbe da dire, che potrebbe incidere veramente, e da noi fa fatica ad ingranare per tutta una serie di meccanismi. E invece potrebbe essere la soluzione che dia una spinta. Cioè, Giovanni, noi lo sappiamo bene. Le politiche di vita indipendente, cioè, in qualche modo le abbiamo spinte noi, purché arrivassero... Infatti, la spinta maggiore che dobbiamo dare è dobbiamo quindi far comprendere a tutte le persone con disabilità, o quantomeno più allargato alla cittadinanza attiva, proprio il fatto di dire che bisogna partecipare quindi a questi tipi di confronti. Esatto. Non bisogna per forza così dire. Creare degli ambienti di partecipazione. Se magari io non sono d'accordo con quello che dice Gianluca oppure Maria, non vuol dire che la mia voce deve essere quindi distretta o relegata. Sono necessarie pure le competenze, perché io sono d'accordo con quello che ha detto Maria prima, cioè i servizi sociali come le politiche sociali per troppi anni, ma questo succede ancora tutt'oggi, sono diventate un posto dove parteggiare chi ha bisogno di un'occupazione, chi magari segnalato durante la campagna elettorale, e vanno a piazzare questa o quella lì dove si vanno a creare poi maggiori danni, perché i servizi si è convinti che le politiche sociali alla fine, cioè tu l'hai apprezzato. Però Gianluca, però tu mi devi anche dire, nel senso che comunque quando magari tu hai voluto determinati progetti di vita indipendente all'interno del tuo ambito,
ok, il coordinatore del nostro, del mio ambito, ok, comunque è venuto a presenziare, e quindi a dire che comunque erano dei progetti lodevoli in questo senso, e quindi magari quindi sono nati anche all'interno dell'ambito. Guarda, del vostro... Ad esempio, nel mio comune. Dobbiamo ascoltate però una parola. Io dico questa cosa, ma non perché per dare, insomma, per dire che il coordinatore del mio ambito è una persona lodevole e valevole. Io dico semplicemente che alla fine, allora, noi siamo noi persone con disabilità e apportiamo il cambiamento. No, Giovanni, cioè, su questo sbagli, perché tu lo puoi dire che il coordinatore del tuo ambito è lodevole, perché se svolge il suo lavoro in modo eccellente, lui è lodevole. Come io ti posso dire che i coordinatori di Pomigliano d'Arco, che fanno capo a Pomigliano d'Arco, tutti coloro che lavorano all'interno degli uffici di Pomigliano d'Arco, dalle più politiche a iniziare dall'assessore all'ultimo degli impiegati, che comunque non è mai ultimo, lavorano in modo eccesso, fanno un lavoro lodevole, fanno il loro lavoro. Queste realtà vanno sottolineate, perché il cittadino deve avere anche esempi positivi. Cioè io, come cittadino anastasiano, per essere assistito in maniera concreta, devo emigrare a Pomigliano, e non è una cosa, voglio dire, positiva, ma dal punto di vista della qualità di vita del disabile stesso, perché è costretto ad allacciare una rete di rapporti in un territorio che di fatto non è suo. Cioè, è come se tu da Nola ti dovessi trasferire a Pomigliano o a Santa Anastasia per ricevere dei servizi, ma tu non sei cittadino di quel comune, magari non sei neanche identificato nei tuoi bisogni effettivi. Allora ecco, è qui che poi si deve legare anche un discorso pratico, Giovanni, la formazione di chi lavora all'interno. No, questo è importante, quindi la formazione e anche la sensibilità delle persone, perché alla fine io ricordo che quando siamo venuti presso il vostro comune, insomma, quindi non c'era nemmeno la possibilità di poterci mettere all'interno della sala consiliare, all'interno dei banchi, perché non c'era la possibilità proprio fisica di poter entrare. E quindi da questo già si vince quindi una poca attenzione, quindi da queste tematiche, insomma, come cosa. Però allora io mi soffermo anche sul fatto che comunque noi, quindi da fungoli, insomma, da in modo tale da pressare, tu sei un esempio, perché Santa Anastasia comunque tu pressi tantissimo affinché le politiche sociali quindi seguano una certa linea, e quindi alla fine comunque facciano attenzione a quelle che l'ultima amministrazione che abbiamo avuto, che poi purtroppo per questione di magistratura è venuta a cadere, non aveva designato l'assessore alle politiche sociali, era una delega. Il mio comune è la stessa cosa, cioè il sindaco proprio, insomma, forse una o due settimane fa, quindi ha tolto la delega all'assessore alle politiche sociali, perché diceva che comunque creava scompiglio all'interno della maggioranza. Però ovviamente crea dei disagi, come dici tu, insomma, all'interno del territorio, perché soprattutto in questo momento ecco che quindi c'è bisogno quindi di una persona che si occupa delle politiche sociali. Ma perché un'amministrazione che parte senza un riferimento oggettivo su un tema così caldo ti fa già comprendere che non c'è programmazione, manca proprio la progettualità, perché il sindaco, per quanto può essere una persona disponibile, attenta, ma ha tante altre faccende in cui districarsi, quindi non potrà mai avere quel mirino puntato sull'argomento. E allora ecco, ci troviamo poi in condizioni dove, se non c'è una persona
a dargli riferimento, vengono meno anche quelli che potrebbero essere, tra virgolette, i subalterni. Cioè, guarda, magari come scrive Vittorio, insomma, che a volte bisogna scegliere, nel senso che alla fine poi dopo, quindi chi magari ha la responsabilità di scegliere dal punto di vista amministrativo, quindi dovrebbe scegliere per il bene, tra virgolette, il bene comune, nel senso che della cittadinanza, che non sempre poi questo accade, insomma, quindi si dovrebbe però costruire pure una struttura istituzionale finalmente adeguata a quelle che sono anche le esigenze delle nuove disabilità, perché noi poi parliamo di disabilità come le nostre, ma ci sono anche disabilità dovute all'anzianità, disabilità temporanee, c'è tutto un, come posso dirti, un pianeta che gira attorno alle disabilità, cioè non ci si può fossilizzare su un solo aspetto. Forse è il momento di dire, iniziamo un po' a pensare riguardo ai congiunti, nel senso che cosa ne pensi tu riguardo a questo termine congiunti, cioè si possono incontrare, quindi guarda, che ci riallacciamo anche un po' a Vittorio, perché alla fine ti rispondo praticamente, perché a me è una faccenda che non mi sfiora neppure, perché a me è stato dato l'imperativo di stare isolato, quindi io oltre mia moglie che mi sopporta non posso vedere nessun altro. Mi è stato proprio mi sono dato un diktat proprio a livello medico di non avere rapporti con altri individui al di fuori di mia moglie. Quindi giusto, perché alla fine dobbiamo tutelare la nostra razza, insomma, questa è una cosa fondamentale. Esatto, sì. Dobbiamo rompere le scatole. A parte la razza di Vittorio Savinelli, che alla fine, secondo me, che sia in via di estinzione, è pure una cosa buona, no? Come cosa, quindi, però. Diciamo che la mia razza viene creata una volta al giorno, quasi da tutti gli esseri umani e tutti gli animali, gli esseri viventi, diciamo. Come la farfalla, chi era la farfalla? Genera ogni giorno, diciamo, solo la mattina, qualcuno anche la sera. Ecco. I problemi di stilizio, no? Sì, Maria ci ha lasciato. No, vabbè, perché aveva il cellulare scarico, insomma, lei utilizza questi mezzucci, giustamente, così che dice, cioè, ci fa striata, e quindi allora piglia se ne va, insomma, quindi come cosa. Grazie, noi siamo alla nostra ora di trasmissione, direi che abbiamo detto quasi tutto, anzi, più di tutto. Giovanni, guarda, io ti ho scritto una cosa perché sennò altrimenti poi la dimenticavo, nel senso che, perché alla fine poi non è che magari, ecco, dobbiamo solo parlare, ecco, degli aspetti positivi, ma anche degli aspetti, quantomeno così, insomma, pensare a qualcosa che possa migliorare queste criticità che noi viviamo sul territorio. Quindi ad esempio, si sente con ritorno? No, dico allora, quindi allora mi sono scritto questa cosa che poi vi leggerò. Quindi allora, potenziare di più il collegamento tra chi eroga i servizi e chi ne deve soffrire, così da eliminare quel senso di solitudine che troppo attanaglia i cittadini in difficoltà. No, la parola non ti sento, Vittorio. Quando ha usato il verbo attanagliare, mi è venuto uno spazio all'interno del destino, si è mosso tutto, diciamo. Era quello il senso, insomma, ti volevo stimolare in quel senso. Però sono d'accordo, diciamo. Vai, Gianluca, a te il finale. No, vorrei, sono d'accordo con quanto hai detto. Ecco, speriamo che qualcuno, come si dice, ai piani alti abbia seguito questa trasmissione. Magari ci può dare qualche risposta nel prossimo appuntamento. Noi siamo abituati sui piani alti, io non vengo a nessuno, che sono in casa con l'ultimo piano. Cioè, tu parli di non signore, cioè il nostro signore, no? Perfetto, è l'unico a cui possiamo appellarci. Io spero, ecco, che noi siamo disposti anche ad ospitare in questa nostra ora di trasmissione dei normodotati
capaci di darci qualche informazione. Non le discriminiamo, non le discriminiamo. No, non siamo affatto razzisti nei confronti dei bipedi. Non siamo. Non le siamo, accettiamo, nonostante tutto, le accettiamo. Quindi. Nonostante tutto, gli vogliamo bene. Professore, vai, poetico. Io non sarò un uomo dotato, però sono un uomo dotato. Ecco. Ma. Non approfondiamo, ok? Non andiamo in profondità. Vediamo se a qualcuno potremmo far cadere qualche tabù sulla sessualità dei disabili. Quindi vediamo. Uno dei prossimi temi, sicuramente dovremo affrontare. Bravo. Vabbè. Direi di salutare, se ci sta seguendo, Maria, che per motivi tecnici è caduta, e noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Probabilmente slitteremo una mezz'oretta per dare sfruttarla in all'orario estivo. Vabbè, poi nel disegno, insomma, nell'opera di Vittorio ci sarà l'orario per preciso, quindi anzi, noi con le mani dal posto che ben conosciamo, se Covid vuole ci vediamo mercoledì. Però, probabilmente affronteremo argomenti più, diciamo, più leggeri. Sì, ho tutto a perdere. Ragazzi, come il mio peso, leggeri quanto il mio peso. Siamo indecisi tra la morte o resuscitare, perché potremmo anche resuscitare. Ragazzi, io proporrei anche in futuro, ok, allora la morte del normodotato, nel senso che proprio così, per parlare, per integrare anche i normodotati all'interno dei nostri discorsi, secondo me potremmo fare un discorso del genere, perché altrimenti insomma si sentono estromessi, insomma, io direi che loro parlano già troppo per conto nostro, quindi si può stare un attimo a riposo per ora. Ok, guarda il shaft. Fanno già troppo le nostre veci, anche in modo del tutto arbitrario. Si fregiano di argomenti nei quali a volte non ne capiscono un tubo. Però è cornuto. Guarda, no, io infatti ha ragione Gianluca, perché una volta ad un mio amico gli ho chiesto, guarda, siediti sulla sedia a rotelle, ok, qui con me, e quindi vivi il mio stesso percorso, e lui si è impressionato, perché dopo il secondo metro, insomma, di percorso, si è alzato. No, perché ero io seduto sotto, e quindi... Non so, permettete? A me ogni volta che, quando dicevo, siedete un po' sulla sedia a rotelle, dicevano, no, io ho paura che porta sfortuna. E di che fai? Quando vai in un bagno non dà siete, ma paura di diventare uno strunz. Io direi che su questo possiamo salutarci, perché è proprio la chiusura perfetta. Allora, ragazzi, ciao ragazzi. Prossimo, la speranza di aver offerto un servizio a chi ci ha ascoltato, ma magari possa nascere un confronto anche. Poi in settimana pubblicheremo sulle nostre pagine il tema del prossimo incontro. Quindi io lancio il messaggio della vignetta: a volte bisogna scegliere, non abbandonare i congiuntivi, piuttosto lascia i congiunti. Bravo. Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao.